No, buongiorno amici. Oggi è una triste giornata. Ieri non abbiamo più ripreso perché è successo una cosa alquanto spiacevole. Una cosa che chi fa il nostro lavoro non vorrebbe mai succedesse. Il nostro PC è morto. Il problema è che siamo dei polli perché tutte le registrazioni che abbiamo fatto fino ad ora, da quando siamo qui, quindi parliamo di più di un mese di registrazioni, ovviamente sono dentro al PC e purtroppo non abbiamo nessun backup, perché finché non ti succede niente non ci pensi. Ma è successo, quindi ora torneremo dal buon Emiliano, quale ci porterà da un tecnico di PC, dove speriamo riesca a togliere i dati dal nostro hard disk, quindi salvare tutto, dopodiché fare un ripristino del PC. Quello che ci interessa veramente è riuscire a salvare tutti i nostri contenuti. Quindi ragazzi, incrociamo le dita e speriamo che vada tutto per il meglio. Pepi, dai, ti do la banana anche se siamo tristi oggi. Uè, piccione! Non rubare le crocche alla Pepi, eh? Abbiamo lasciato il puertito de Guimar, nel frattempo abbiamo anche sentito Emiliano, ha detto che ci sta aspettando a braccia aperte per cercare di risolvere questo problema e quindi vamos da Emiliano Camperista Turboletto Service. Eccoci arrivati con gli soliti sconquassamenti per entrare. Ai, ci hanno rubato il posto. Eccoci amici, vi do qualche aggiornamento, scusate il rumore, ma abbiamo acceso i due turbovente, uno porta dentro l'aria e uno la aspira all'esterno, di modo da fare un ricircolo, e devo dire che fanno egregiamente il loro lavoro. Oggi esternamente ci sono 35 gradi, fa veramente caldo, per fortuna c'è poca umidità, siamo intorno al 20-25%. Ci siamo lasciati da Emiliano, il quale ci ha dato un contatto in un paese qui vicino di un negozio dove sistemano PC. Tra l'altro fortunatamente il tecnico è italiano, quindi siamo riusciti a comunicare, tanta roba. È riuscito a far ripartire il nostro PC, ma c'è ancora qualche problemino, quindi i dati non sono persi, fortunatamente. Se riuscirà a sistemare questo problemino, ok, altrimenti dovrà fare un backup di tutti i dati e fare un reset di fabbrica al PC, di modo che ritorni perfetto. Nel frattempo sono arrivate le 14:30, quindi noi ci siamo rifugiati qui al Gomero, abbiamo fatto carico scarico, abbiamo pranzato, quasi quasi la Elisa stava pensando di fare anche una lavatrice, e quindi ci vediamo dopo per ulteriori aggiornamenti. One eternity later. Hola! Ciao, e allora? Abbiamo il nostro PC, sì, e tutti i nostri dati! Yeah! No, ci è andata di lusso. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Potete continuare a visionare tutti i nostri video, tutti i bei posti che abbiamo visitato. Vamos! 2 hours later. Sono le 20:30, siamo stremati, dobbiamo ancora cenare, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa il nostro PC e tutti i nostri file, tutti i nostri video. Siamo tornati alla spiaggia della Tegita perché è un posto che ci piace ed è non lontano dal negozio. Quindi ragazzi, per oggi è tutto e noi ci vediamo domani. Ciao belli. Buongiorno amici, come sempre notte stupenda qui alla Tegita. Ieri sera ho finito di riportare tutti i nostri file dentro al PC e ho installato anche qualche programmino. Oggi è sabato e ieri abbiamo fatto la spesa e oggi ci toccherà la lavatrice. Ciao Gian. Pepi, oggi ti do, non te la do tutta perché sarebbe troppa, però ti do un bel pezzo di banana perché è strafatta. Sei contenta? Ragazzi, abbiamo cambiato programma. Oggi diciamo no alla lavatrice, ma sì al dolce. Esatto. No, dato i giorni scorsi, eravamo un po' in trambusto col discorso del PC, eccetera, eccetera. Più che altro io ero abbastanza teso. Abbiamo deciso di rilassarci qui oggi. La Elisa sta facendo un dolcetto. Io vado avanti a editare al PC perché sono rimasto un po' indietro. Che dolce fai? Plum cake alle banane, dato che ieri ne abbiamo comprati una marea e sono molto mature. Quindi oggi azioniamo il bimbi e il nostro forno a gas. Ci aggiorniamo dopo. 1 hour later. Andiamo a
andiamo a vedere se è pronto. Sì, secondo me ci siamo. Chi è Sam? Opa! Wow! E voilà! Spettaculous! Col cioccolato fuso sopra. Banana e cioccolato. Buono, buono. Eli, pranzato? Abbiamo pranzato. Ora assaggiamo il dolcetto della Eli. Eccolo qua. Au. Questo a colazione è il top. Dopo mi spieghi cosa sta facendo. Dato che oggi siamo tornati alle temperature normali, stasera Eli... Vellutata di zucchine. Ma non c'è salsiccia dentro? No. Solo verdura? No. Ma neanche una birra non posso bere? Sì, sì. Già meglio, dai. Ragazzi, come avete visto, oggi non abbiamo fatto granché. Io dovevo recuperare l'editing video. Quindi se non ci sono aggiornamenti, ci vediamo domani. Hola! Buongiorno amici e buona domenica, anche se per voi sarà lunedì. Stamattina ci siamo svegliati con una temperatura esterna di 18 gradi e un 85% di umidità esterna. Difatti Italo è tutto bagnato e bene, da oggi comincerà la nostra risalita, perché contiamo di lasciare l'isola tra circa una settimana, non abbiamo una data precisa, e in questa settimana ovviamente ci fermeremo a vedere qualche posticino. Cominceremo la mattinata con una buona colazione, dopodiché lavatrici, una volta a settimana bisogna farle. Come prima tappa ci fermeremo subito a Playa Las America, dove, se vi ricordate, avevamo conosciuto Monica e Andrea, e oggi ci ritroveremo per salutarci prima di partire. Cominciamo la mattinata con un buon plum cake fatto da Eli, col rinforzino ovviamente. Che ci ho messo poca cioccolata. Sì, c'è solo sopra la cioccolata, scusa. Eccolo il nostro amico fidato, è il Gomerito. Eccoci alla stazione di servizio El Gomero. Oggi faremo un sacco di cose, carico e scarico, lavatrice. E visto che ci siamo, perché non dare una pulitina anche ai nostri pannelli? Direi che ne hanno bisogno. A few minutes later. Bene, direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Puliti tutti quanti. Anche la Eli non sta perdendo tempo. Borse di bucato. E la Pepi fa cadere tutto. Pepi, cosa fai? Che lei deve passare. Dai. Guarda la maglietta che sto piegando. Vediamo. Ah, mi ricorda qualcosa questo logo. Vediamo i pannelli, ora che sono puliti, stanno rendendo 630 watt, batteria al 98%. Considerate che da quando abbiamo l'impianto abbiamo acceso i DC-DC solo una o due volte, giusto per provarli. Dopodiché sempre spenti. Per chi non lo sapesse, i DC-DC sono dei dispositivi che sono questi. Servono per ricaricare le batterie litio a motore acceso durante la marcia. Li abbiamo spenti perché attualmente sono più che sufficienti i nostri pannelli solari. Bene amici, abbiamo svolto tutte le nostre commissioni. Ora comincia la nostra risalita verso il nord dell'isola. Ma come vi ho detto stamattina, ci fermeremo a Las America. Eccoci arrivati in parcheggio a Playa Las America. Lì abbiamo il nostro Italo. Qui ci sono un sacco di camper, fra l'altro molti ci vivono. Ma come ormai avrete capito, qui molta gente vive in camper. È pronto? Buon appetito! Piatto pulito! E lì, buonissimi questi tortellini della Lidl. Sono tortellini che non tortellano. Mamma, non sanno da niente. Poi col formaggio che non formaggia. Almeno la birra. Nel senso che sa da birra. Cin cin. 2 hours later. Pisolino pomeridiano fatto, siamo in tenuta estiva, siamo pronti per fare una bella passeggiata a Playa Las America, dove ci incontreremo con i nostri amici. Dopo magari un bel bagnetto, cosa dite? Gian? Sì. Sì? Vediamo, dai. Ste palme sono incredibili, spettacolari. È lì? È quello lì? Che famo? Mangialo. Lo mangio io? Sì. Sicura? Sì. Lo mangio io. Buon provecho!
caffettino e dolcettini siciliani presi, passeggiatina a lungomare fatta, bagno nada. Vabbè, ci rifaremo nella prossima isola che andremo a vedere, dai. Speriamo. Abbiamo salutato anche i nostri amici Monica e Andrea. Ora ritorniamo dal nostro Italo, che è lì tutto solo, ci starà aspettando, accaldato soprattutto. Hai visto già? Questi alberi sembrano delle botti. Sono tutti disegnati, sti maledetti. Quelle sembrano delle olive giganti. Eccolo Italo. Buongiorno amici, stamattina dobbiamo spostarci immediatamente perché, come potete vedere, il parcheggio si sta riempiendo di macchine, perché questo è il parcheggio dell'ospedale. Quindi ci spostiamo qui su giusto per fare colazione. Abbiamo fatto la nostra colazioncina, ora siamo diretti, come vi avevo già accennato, sempre verso nord. Stiamo andando a Chochos Los Chachos. Los Chochos. La roba del genere. È impossibile pronunciarlo. Stiamo portando Gianluca a vedere lo scheletro di una balena. Giusto Gian? Sì. Sapete, lui è appassionato di balene, quindi vamos! Che spettacolo questi posticini, queste stradine! Chissà se ne usciremo! Beh, passa il pullman di qua, quindi... Ragazzi, ci siamo fermati 5 minuti per far raffreddare i freni di Italo. Abbiamo percorso una strada fantastica in mezzo alla corona forestal. Ci siamo fermati in questo mirador, guardate che spettacolo. L'oceano, le nuvole, la Eli che scende agevolmente dal lato guida. Che meraviglia. Intanto alla tua sinistra l'oceano. Lasciamolo lì, va. Cominciano le due corsie, eh? Attenzione! Siamo arrivati! Parcheggiamo Italone dietro al Volkswagen. Azzurro mare, spuma di mare. Siamo arrivati a Chochos, Chachos, non riesco a pronunciarlo. Dietro di noi Italo parcheggiato, posto meraviglioso qui, davanti all'oceano. Elisa e Gianluca sono già andati avanti a vedere lo scheletro della balena, fremevano. Ecco Gian, si sta già facendo un sacco di foto. Allora, avete visto sto scheletro della balena, Gian? Sei contento? Eccolo! Wow Gian, è bellissimo! Si osservano le balene e lo... no, sombra, non so, così del vulcano.
Ora che abbiamo portato Gian a vedere lo scheletro della balena, possiamo ripartire, anche se si potrebbe anche dormire qua, perché il posto è veramente top. Ma è arrivata ora di pranzo e quindi ci dirigiamo verso Guaranico, che è un paesino qui a un quarto d'ora, 20 minuti. Ci siamo passati anche prima per arrivare qui, dove ci troveremo con i nostri amici Alberto e Ignazia. Mangeremo qualcosa insieme. One hour later. Scusa, ho visto Alberto col cappello e io non potevo esimermi. E i pantaloni. Ah, giusto, e i pantaloni. Come? Non è. Benvenuti nella piazza principale di Guaranico, stanno suonando anche le campane, è una piazza bellissima in stile sudamericano. In questo negozio fanno profumi da 200 anni. Già, hai visto, qui c'è il nonno Glauco. Con la botte. Gli amici ci hanno portato il nave. Alberto, che brutta cosa che bevi acqua. Comunque, lì sono le 14:36 e dobbiamo ancora pranzare. Ma non devi guardare l'orario. Attenzione. Devi stare tranquillo, aspettare. Mangeremo alle 3 poi. Andiamo avanti. Come alle 3? Più ritmi canarini qua. Vedo che è lunga la cosa. Finalmente è arrivata il mio hamburgesa. Già, cotoletta? Sì, come è? Con le patatine fritte. Sentiamo? Sì. Ma ce l'ho? Ah, ce l'ho anch'io. Vuoi assaggiare anche le mie? Piano, piano. Cosa vuol dire piano? Ration de churros. El niño. Tostadas. Ma stai leggendo i dolci? Crema de cacao, zumo de naranja e Coca-Cola. Con la caldo, con la cao. Poi ce ne sono altri. Marmellata, sempre sugo dell'arancia, caffè con lecce. Come caffè? Ma che, cos'è? Ma è un piatto unico allora? Ma se io voglio solo il dolce, non voglio... Ma so, è un dolce. Ma cosa mettono, il caffè dentro il ciurro? Ma quello che gli viene... Uovo fritto, bacon, e cipolla fritta. Zumo dell'arancia. Ma non ho capito, scusami. Ah, ecco. Ma tu non devi guardare quello. Allora ho sbagliato, dai. Peppi, qui hanno il cane caldo, perrito calientes. Ma scusa, un churros normale, fritto, 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 non c'è? No, delusione, sei venuto qua e non ci sono neanche i churros. Come non ci sono i churros? C'è scritto no, la churreria. Solo per colazione. Però ma ieri li fanno. Ah sì, gli dà una botta in testa se non me li fa. Sculpa, dígame. E se puoi un pochito di acqua per il perro? Sì, claro. Grazie. Dito che slang. Non ti riconosco così. Olè. Gli avrei aggiunto un olè, olè alla fine. L'olè ci sta sempre. Volevamo prendere un churros dopo pranzo, ma ahimè li fanno solo a colazione, quindi ho optato per un barrachito. Guardate quanti granchi ci sono qui. Vai Eli, ce la puoi fare? Sì, mi fa un certo che, ma questa tira. Qui vale la pena vedere lo spettacolo. Sì. Seguiamo questo sentiero, vediamo dove ci porta. Siamo arrivati ad un'altra piscina naturale. No, ci sono dei pesciolini intrappolati in questa piccola pozza d'acqua. Peppi, non c'è cibo qua, Peppi. Peppi, cosa succede? È un po' stanca, vero? Sono stanca, sono vecchia. Si è bloccata. La Peppi ha mangiato. E lì noi salutiamo i nostri amici. Ciao! Ciao! Ci siamo visti un sacco di volte durante questo tour dell'isola. Non è mai troppo. E ci rivedremo ancora. Thank you.
Buongiorno amici e bentornati nel canalino. Abbiamo passato una notte veramente tranquilla qui nel parcheggio a Gara Chico. Fra l'altro il parcheggio è un ex campo da football. Ieri abbiamo anche spostato Italo, prima eravamo lì al centro, dopo ci siamo messi lì. Nel pomeriggio c'era troppo via vai di auto e qui corrono abbastanza forte, anche se siamo in un parcheggio. Quindi ho preferito mettermi un po' in disparte. Qui c'è un cartello che specifica che si può parcheggiare con il camper senza aprire tendalini, finestre, piedini, eccetera eccetera. Queste splendide montagne e questo stabile bianco che abbiamo qui davanti fa molto Messico. Salve! Buongiorno. Dunque, noi siamo pronti per ripartire. Abbiamo deciso di ritornare a Cuercho Los Chachos. Cuarchos. Charco Los Chachos. Chos. Roba del genere. Quel paese lì dove avete visto la balena, perché abbiamo scoperto che c'è un'altra cosa da vedere, dato che non è distante, ritorniamo indietro. Ma prima ancora ci fermeremo in un altro paesino che è sempre di strada, Los Silos. Va bene, se dopo vi scriviamo sotto il nome. Ma sti nomi, vabbè. Basta aggiungere la S. Vamos! Siamo arrivati a Los Silos, parcheggiato lungo la strada, in centro città non ci possiamo... Ma se parliamo un po' più avanti... In centro città non ci possiamo entrare perché c'è un divieto di 3,5 tonnellate. Qui davanti abbiamo un bananetto e lì vedete un bel casco di banane verdi. Appena entrati in città ci sono queste palme giganti, sono qualcosa di incredibile. E questo? Vogliamo parlarne? L'asfalto, quello bello. Disculpa, questo è il centro storico dello Silo? Ah, ok, gracias. Los Silos è un comune di circa 5.000 abitanti e si trova a 200 metri di altitudine. Fu fondata dopo la conquista di Tenerife, attorno al 1500, e deve il suo nome ai 3 depositi di cereali costruiti nella zona. Difatti, l'agricoltura era la principale attività economica, in particolare cereali, canna da zucchero e vigna. La chiesa di Nostra Signora della Luce, costruita nel XVII secolo, è una dei principali monumenti della città. E lì, questa pergola ha dei frutti, ma non capisco che frutti sono. Sembrano, guarda, tipo delle meline. Se avete qualche indizio, scrivetelo nei commenti. Gian, cosa c'è scritto qua? Guarda. Non c'è. Bravissimo, oceano. In queste città si respira proprio l'influenza spagnola in un modo pazzesco. Dalla vegetazione, all'urbanistica, alle case, tutto. Sì? Ok. Stiamo andando in cerca di una churreria che è qui vicino perché abbiamo voglia di churros. Esatto. Vamos. Eccola, ovviamente poteva essere aperta. Certo che no. Niente churros lì. Bene amici, lasciamo Los Silos, ritorniamo a quel posto che non riesco a pronunciare. Eccoci tornati, abbiamo parcheggiato Italo lungo la strada. Innanzitutto andiamo subito a vedere la spiaggetta che c'è qui, che ieri non avevamo visto. Hai visto già? Sì, sì. Pezzi di plastica, questo è un birillo, un paraurti, c'è sta un po' de todo. Questa è la spiaggia che in realtà è uno scivolo per le barche, non è proprio una spiaggia. Questa, occhio e croce, dovrebbe essere una vecchia fornace.
rientrati su Italo e in realtà siamo tornati per vedere il Bufadero, giusto Eli? Sì. Quello lo vedremo che oggi pomeriggio. Cos'è? Pranzettino con pasta, zucchine e gamberi. Non si vedono, ma sono in fondo. Zucchine e gamberetti, ma vedo anche del porro. Yes. Buon appetito. Piatto pulito. 2 hours later. Gian, stiamo andando a visitare il Bufadero. Cosa fa il Bufadero? Come la balena. Siamo arrivati al Bufadero, ora provo ad andare un pochino più giù, vediamo se riusciamo a sentire qualcosa. Avete sentito? Praticamente l'acqua entra da qui sotto, dove c'è una caverna, e da qui esce lo sfiato. E addirittura quando c'è il mare veramente tanto tanto mosso si vede uscire lo sbuffo d'acqua proprio come una balena. Lo te, lo te. Lo ti, lo te. Già, hai visto lo scheletro della balena? Sì. Adesso hai visto lo sfiato della balena? Manca solo a vedere la balena. Eh sì, sì, sì. Dobbiamo andarle a vedere dal vero. Sì. Gian, cos'è, la spada nella roccia? Non viene. Oh. A posto. Allora, la temperatura qui è buona, però Gian non vuole andare, quindi non vado neanche io. Non si sente sicuro? No. Gian, metti il piede lì, bravo. Forte qua con le mani, vai, adesso pedala. Bravo, vai, vai così, vai così. Va bene anche all'indietro, Gian. Ah, stai guidando Italo. No, sole. Ah, Valentino stai guidando, grazie. Hai capito? C'è un po' di corrugation su questa pista, ma noi ce la stiamo godendo tutta ugualmente. Suona, suona, guarda che c'è uno lì davanti. Ma. Ah, devo guidare io qua? Guidiamo insieme? Sì.